Intanto buongiorno a tutti, oggi intervengo io dopo questo match perché la società ha ordinato il silenzio stampa a tutti coloro che non fanno parte del consiglio di amministrazione. Il motivo per cui è stato ordinato il silenzio stampa è perché in questo momento non reputo che nessuno, dico nessuno, dal più alto in carica al più basso in carica, possa rappresentare una società che ha l'impronta data dal Consiglio di amministrazione. Non sto parlando di aspetto professionale, non metto in discussione niente dell'aspetto professionale, sto parlando dell'approccio, della serietà e della determinazione che chiediamo a tutti. Sono quattro partite che io non riconosco il crema che abbiamo creato, il crema per il quale stiamo facendo dei sacrifici enormi a discapito delle nostre famiglie, dei nostri hobby, del nostro lavoro. Considerati non tanto i risultati, ma gli esiti dell'approccio che si è avuto in questo periodo, ritengo che nessuno, e ripeto nessuno, e in mezzo al gruppo ci va anche chi probabilmente sta dando il massimo, ok? Meriti di rappresentare il crema in una conferenza stampa o in dichiarazioni. Questo silenzio stampa rimarrà tale fino a quando non riconoscerò un approccio continuativo degno di poter rappresentare una società che si riaffaccia dopo oltre 20 anni alla Serie D, piena di entusiasmo, con la stessa determinazione e la stessa serietà degli anni precedenti e che sta raccogliendo troppo poco perché il Consiglio di amministrazione possa manifestare una benché minima soddisfazione. Da domani mattina chiamerò personalmente tutti i giocatori nel mio ufficio, invitandoli a lasciare giù la borsa, dico tutti i giocatori, invitandoli a lasciare giù la borsa, qualora non mi dicano e non mi giurino la disponibilità a sputare sangue per il crema. Chi è qui per altri motivi può andare, io manterrò gli impegni che ho preso con ciascuno di loro, ma la maglia va indossata da chi merita di indossarla. Se avete delle domande, sono a vostra disposizione. E allenatore, immagino. Giocatori e allenatore, che è da un mese che ha preso in mano la squadra, non si può chiedere al signor Lucchetti di fare miracoli. Si è approcciato con grandissima serietà e grande entusiasmo, lui e il suo staff. Sta gestendo una squadra, o meglio, un gruppo di giocatori sfaldato, sfaldatura che arriva dai cambi che la società ha voluto nel mercato di dicembre. Mi riferisco al fatto che abbiamo sostituito, sette giocatori, scelta della società, ok? Sta subendo la sorpresa che ha lasciato tutti sgomenti dall'andata via dall'oggi al domani dell'ex mister Sergio Porrini, ma non fa più storia. Oggi non c'è più, devo pensare a Maurizio Lucchetti, per il quale nutro una profonda stima. Non posso giudicare il mister perché in quattro partite la squadra ha subito 10 gol e ha fatto un punto. Lo prendo come dato statistico che mette in evidenza che avanti così il crema è ai play-out, forse, se andiamo avanti così. E siccome i conti li sappiamo fare tutti, ciascuno si deve fare i conti in casa propria e anche i ragazzi se li devono fare in casa propria, perché noi il 10, tra il 10 e il 15 del mese non scherziamo mai, ok? Ed esigiamo che tutti siano qui a fare il loro lavoro. Oggi, al di là di dichiarazioni, di intenti, io sul campo non li ho visti. Questo
sia nella gestione Porrini, okay, che nella gestione di Lucchetti. Okay. Lucchetti in questa dinamica non c'entra assolutamente niente. Se ci sarà qualche giocatore che non apprezza la nuova gestione della squadra, lasciano giù la borsa e se ne tornano a casina loro. Tutti, dal più importante al meno importante. Che nel mercato ci sono fior fior di giocatori che hanno voglia di giocare. E al comodo e al caldino ci stanno tutti. Ok, adesso tiriamo indietro un pochino la coperta e vediamo un po' le reazioni. Io rompo un attimo il ghiaccio, perché oggi dobbiamo parlare proprio di ghiaccio, però non butterei il bambino insieme alla corporca. La partita completamente sbagliata è stata quella di oggi, che comunque sono state due partite. Non sarà un gioco pericolosissimo il nostro, però fino al 30°, 35°, dopo tu mi insegni che quando fai due corbellerie del genere, di che partita parliamo? Cioè, voglio dire, dopo Marenco non si può gettare la croce addosso, sì, l'ho viste quasi tutte, sì. Credo di dire che è stato il migliore quest'anno, ci ha messo anche la sua incertezza, ma il calcio vive di gol, lo conosci benissimo anche tu, probabilmente la squadra non sarà sortita benissimo, perché domenica è stata tutta un'altra partita, sul 1-0 hanno zoppato Pagano, più oggi noi ci ammonissimo dei giocatori per cose da ridere, hanno zoppato Pagano, sono ancora attaccati a quello, proprio per un secondo gol, dopo le partite cambiano. Non direi che adesso che siamo proprio, anche se il rendimento lo potrebbe far pensare, perché qua non penso che arriviamo molto avanti noi, certo che se dopo gli regali quei gol che gli abbiamo regalato, cioè di cosa stiamo parlando? Certo, io mi chiedo, i giocatori che devono essere dei valori aggiunti, dopo, per carità di Dio mi fermo qua, perché vorrei sapere chi li ha portati qua, cioè uno come sta anche visto doveva dare qualcosa in più, ma abbiamo visto dare qualcosa in più qualche volta. Io non entrerò mai nei commenti individuali sul singolo giocatore. Tutti i giocatori sono stati decisi da chi, dalle persone alle quali è stato affidato il compito di creare la squadra. Che sono Massimiliano Gnatta, che è il direttore generale, perlomeno fino a giugno, e Federico Cantoni, che è responsabile tecnico, perlomeno fino a giugno. Hanno fatto, e ne sono certo, il meglio di quello che potevano fare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi bisogna avere la freddezza di vivere senza se e senza ma. Io parlo dal Levico, visto che abbiamo preso 4 papine dal Levico, ok? Errore di uno, errore dell'altro, è tutto frutto di uno stesso atteggiamento. Molti di voi c'erano qui la domenica in cui ha nevicato e purtroppo la partita è stata sospesa. In quella domenica, al termine della sospesa, cioè quando è stata sospesa la partita, c'è stata una differenza fondamentale tra Levico e il Crema. Che Levico, che ha 3 ore di strada a tornare indietro, si è fermato a fare allenamento. I ragazzi del Crema, che abitano qui dietro l'angolo, ancora guidati da mister Porrini, probabilmente avevano in mente le vacanze di Natale. E questo è l'approccio diverso che porta a prendere 4 papine, senza se e senza ma, perché l'errore individuale non sarebbero in Serie D, ok? Non sarebbero in Serie D se non dovessero sbagliare individualmente. E sbagliamo noi, e per fortuna sbagliano anche gli altri. Io sto parlando di approccio. E l'approccio è una sintesi, è tra chi è guidato da qualcuno che vuole dare il massimo e si ferma in mezzo alla neve a fare allenamento con 3 ore di strada, e chi è un po' seduto nel burro e sta benino al caldo. Okay. Nel momento in cui c'è ghiaccio e fa freddo, okay, il ghiaccio e il freddo vale per tutti. E non ho nessuna intenzione di vivere né di sé né di ma, perché oggi sono 4 pere, domenica sono state 4 pere, 2 le abbiamo prese a Trento con un approccio proprio assolutamente sbagliato anche a Trento. L'unica che forse puoi salvare di partita è quella col Cilivergo, ma ci metto dentro un forse, che era una partita già vinta quella. Ok? E sto parlando di approcci, non di aspetti professionali e non di capacità tecniche.
Prego. Due cose. Nel pezzo che ho appena scritto io ho parlato di tracollo. Volevo capire, in parte l'hai già spiegato prima, secondo te da cosa nasce, ma andare proprio nel dettaglio questo tracollo. E poi se è corretto secondo te dire che i cambi apportati in dicembre sono stati decisi da chi non c'è più. No. Ti rispondo molto volentieri alla domanda, pur dovendoti sottolineare che hai rappresentato anche oggi la realtà sulla provincia, per un lettore appassionato della propria squadra, magari anche con un po' troppa anticipazione rispetto al reale tracollo che c'è stato 12 ore dopo, quindi o la sai lunga o sei andato giù un po' troppo duro ieri, come mio parere. Allora, le scelte di chi è andato via a dicembre sono scelte fatte dalla società e condivise con chi guidava la squadra. Nel senso che dopo aver analizzato la classifica la prima settimana di ottobre, ok? Quindi le scelte erano datate, sono state manifestate il primo di dicembre, ma il consiglio di amministrazione ne aveva individuate 5/7, ok? La prima settimana di ottobre in consiglio di amministrazione. Chiaramente nessuno di noi si è affrettato a prendere queste scelte, perché è un anno che, al di là delle ambizioni che abbiamo, è un anno in cui siamo a scuola, quindi non ci siamo affrettati a manifestare le decisioni prese fino a che si è aperto il mercato. Allo stesso modo non ci siamo neanche fatti, tra virgolette, fregare dalla gioia che accompagna la vittoria di un derby che era appena prima l'apertura del mercato, perché il derby fa storia a sé e la classifica ne è un'evidenza clamorosa. Okay? Un conto è vincere i derby, un conto è fare un campionato perlomeno pari all'impegno che la società ci mette. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Quando abbiamo visto, dopo la prima settimana di ottobre, che la classifica si aggirava tra l'ottavo e il decimo posto, e hai una panchina che non finisce più come lunghezza e come importanza di giocatori, come qualsiasi buon padre di famiglia, dobbiamo cercare di ottimizzare le risorse e di dare ampio respiro a quello che si fa, perché la storia del Crema non finisce il 30 giugno di quest'anno, ma è un pochino più lunga e arriva da molto lontano. Col Consiglio di Amministrazione abbiamo detto: è evidente che la programmazione tecnica che è stata fatta non corrisponde a quello che cinicamente si deve guardare, senza se e senza ma, nella classifica. Cerchiamo di contenere gli impegni che abbiamo fatto e di immaginare una squadra che è attorno all'ottavo, decimo posto, quanto è corretto, nell'ordine delle idee, della correttezza, poi ognuno ha le proprie, ai propri pensieri, però quanto era giusto investire per una squadra che manifestava queste lacune. Aver fior fior di giocatori in panchina, che non venivano mai fatti giocare. Mi ricordo che nelle ultime 6 partite c'era un certo Biraghi che ne ha fatte 5 in panchina. Vi ricordo che Erpen le ultime 4 partite ha giocato 10 minuti. Allora, vi ricordo che Massoni ha giocato in 15 partite una partita e mezza. Qui stiamo parlando di tutti professionisti che l'anno prima erano titolari in Serie C ed erano colonne portanti delle proprie squadre. Siamo andati a strapparli al mondo del professionisti con la determinazione di voler far bene, o con l'impegno perlomeno della società a voler far bene, e sicuramente c'è l'assoluta buona fede anche di chi dal punto di vista tecnico ha disegnato la squadra. Dopodiché si è aperto il mercato,
abbiamo fatto le considerazioni che vanno fatte da un punto di vista manageriale, perché non è che puoi continuare a dare respiro a una progettualità se è monca. Okay. E abbiamo, guardando alle statistiche e al minutaggio di ciascuno, capito che se la visione l'ex mister Porrini era quella di non farli giocare, bisogna aver rispetto anche per il nostro impegno, e quindi gente alla quale noi cremini dobbiamo molto, mi riferisco in modo particolare a Carmine Marrazzo, okay, che ha giocato 3 partite e mezza facendo 3 gol, sapendo che il mister Porrini lo impiegava 2 minuti, 5 minuti, 8 minuti, nonostante l'impegno, la serietà, la professionalità che il bomber ha dimostrato, gridava vendetta al cielo, obbligarlo a stare qui, cosa che probabilmente lui avrebbe fatto molto volentieri, anzi tiro via il probabilmente, ma non si possono mortificare persone alle quali noi dobbiamo il ritorno in Serie D. Non si può attribuire solamente a Carmine Marrazzo, ma in gran parte l'attribuzione a Carmine Marrazzo credo che sia indiscutibile. Quando un giocatore in una stagione ti fa 33 gol, di cui 29 in campionato, bisogna solamente alzare il cappello e avere la foto di Marrazzo in sede. Tutte le sostituzioni, Matteo, per rispondere alla tua domanda, sono state condivise con l'ex mister. L'acquisto di Testardi è stato voluto dal mister. Mantovani è stato preso il venerdì, e poi se la domenica il mister fa delle scelte personali, e continuo a limitarmi a definirle scelte personali, che fanno saltare il banco, e fanno piombare la squadra di fronte a un imbarazzo: oddio, cosa sta succedendo, cosa c'è? E poi se ne inventano, se ne sentono e se ne dicono di tutti i colori, purtroppo. Okay. Quindi in mezzo a questo cammino, il cambio di numerosi giocatori, Pedrocca ha impiegato 35 minuti forse, o una partita, il cambio di numerosi giocatori, la sorpresa del mister, che non deriva dal cambio dei giocatori, okay? Deriva da una sua scelta personale, dove ha anteposto determinate sue logiche personali rispetto a una progettualità sana della società, dichiarata, condivisa, con l'obiettivo quadriennale della Serie C. È chiaro che poi se qualcuno ti molla a piedi a metà strada, ogni volta devi ritornare dall'inizio, non è proprio facile. Quindi se si antepongono logiche personali, legittime o non legittime, non spetta a me a dirle, questo ognuno risponde alla propria coscienza, ti trovi un pochino spaesato, Matteo. Quindi il gruppo, la squadra lo è. Okay. Il mister deve portare avanti un bel fardello, okay, perché deve trovare la chiave, deve conoscere e trovare le chiavi di stimolo e di lettura, ma al di là del mister attuale, Lucchetti o di Porrini, del quale preferirei non parlare più, per favore, che conta è quello che fanno i giocatori. Okay. E io mi riferisco esclusivamente a quello che fanno i giocatori, dei quali non sono assolutamente soddisfatto. Io due piccolissime domande. Se ti sei fatto tu un tuo pensiero su questo atteggiamento che ha portato l'attuale stato della squadra, cosa ha portato questo atteggiamento, questo approccio? E la seconda domanda, che riguarda invece una gara molto vicina contro il Lecco, oggi sono mancati 2 giocatori importanti, Pagano e Porcino, se ci saranno domenica oppure no. Allora, cosa ha portato a questo sconforto generale? L'ho detto fino adesso, Roby, penso che sia la somma delle due situazioni, e è proprio il mio pensiero personale questo. Credo che sia molto, molto vicino alla realtà.
anche la ricerca di capire il mister, cosa vuole il mister, come vuole giocare il mister, richiede, non è che si fa la preparazione a caso, esiste la preparazione perché ci deve essere una simbiosi e quasi un processo di osmosi tra quello che vuole il mister e quello che fanno i giocatori. Questo richiede assolutamente tempo, quindi non posso ragionare e dire quattro partite di Rucchetti, un punto, no, quattro partite del Crema, un punto. Okay, perché i giocatori sono quelli che giocavano, tolto uno, sono quelli che giocavano costantemente con Porrini, quindi le balle stanno a zero. Okay? I giocatori che sono i super esperti negli alibi, qui non ne hanno neanche uno. Okay. Mirpagano, l'infortunio parrebbe piuttosto serio, si parla di almeno 3 settimane di stop. Preso una botta fortissima al muscolo della gamba, che ha compromesso probabilmente anche il muscolo, quindi per 3 gare è molto probabile che Pagano non ci sia. E l'assenza di Porcino oggi mi mette molto in difficoltà, ma l'assenza di Porcino oggi è il frutto dell'approccio che va dalla dirigenza ai giocatori passando per il magazziniere. E Porcino oggi non ha giocato, è una cosa folle, perché Porcino era squalificato, ok? E oggi ha scontato la squalifica. Porcino era squalificato anche domenica e l'abbiamo fatto giocare. Okay. Porcino ha saltato mercoledì la partita, ok? Quando non doveva saltarla. Questa è una comica dirigenziale della quale noi come società ce ne dobbiamo prendere ogni responsabilità. Dopodiché i conti in casa nostra li sappiamo fare. Certo. Li sappiamo fare. Quindi la scelta di lasciar fuori Porcino è una scelta obbligata, doveva scontare la qualifica. Per paradosso, se noi domenica vincevamo, ok, bene, perdavamo la partita a tavolino. Ma fatto bene risparmiarcelo. Ok. Per coinvolgere anche un po' il consiglio d'amministrazione, mi pare che si tiri un po' fuori, un po' troppo fuori da questa vicenda. È indubbio che la società è partita con grande ambizione all'inizio del campionato, almeno questa è stata l'impressione valorata anche da tante dichiarazioni. I giocatori si sono sentiti molto coccolati da questa posizione. Non è che, avendo poi il Consiglio di Amministrazione per proprie ragioni anche obiettive, preso atto che il campionato non prendeva la direzione della vittoria, ma prendeva la direzione della sopravvivenza, non è che i giocatori invece hanno continuato sulla falsariga del sentirsi coccolati. So se mi sono spiegato. Ma è una domanda abbastanza capziosa. Innanzitutto, dichiarazioni di grandi ambizioni, mi dici dove le hai lette e vediamo. L'impressione è stata questa. L'impressione di chi? L'impressione di chi? Le grandi ambizioni. Allora, la tua impressione era quella. La società ha sempre dichiarato che vuole stare nella parte sinistra della classifica. Questo è stato. Non ha mai dichiarato la salvezza super tranquilla appena sopra i play out. Ha sempre dichiarato la parte sinistra. Se poi nella programmazione si arrivava oltre, ben volentieri, ben volentieri. L'impegno era anche per arrivare oltre, ok? L'impegno. Ma siccome bisogna fare i conti con un mondo nuovo, quello della Serie D, che non si conosce, è molto prudente, e abbiamo utilizzato questo comportamento, non creare, perlomeno a livello pubblico, delle aspettative troppo elevate
alla quale poi non sai se rispondere o meno. Se ti sei preparato bene in una materia scolastica, visto che facevi il professore, lo sai solo nel momento in cui il professore ti interroga. Tu puoi avere la sensazione di conoscere la materia, ma se non hai capito un cavolo di Kant, non hai capito un cavolo e te ne accorgi quando il professore ti interroga. Dico bene? E ci saranno stati diversi casi nella tua esperienza. Credo che il suo approccio scolasticamente non sia mai stato sbagliato. A proposito può darsi. Dopodiché, il consiglio di amministrazione è da me rappresentato. Non c'è un membro che è uno del consiglio di amministrazione che si chiama fuori. Da dove stai tirando fuori questa novità? Questo. Il consiglio di amministrazione a un certo punto ha preso atto con realismo di una certa situazione che si stava verificando. L'impressione, sarebbe benissimo l'impressione sbagliata, è che invece il gruppo abbia continuato su quella falsariga, sentendosi il primo della classe. Ecco, per essere un po' brutale. Guarda, che può darsi, ti dico che può darsi che ci sia un po' di presunzione. Quando parlo di approccio, mi riferisco a un sentore di presunzione, perlomeno un alone di presunzione che purtroppo sta caratterizzando troppe partite. Determinati errori non sono frutto di incapacità, sono frutto di una via di mezzo tra la supponenza e la presunzione. Ogni tanto metterci dentro un errore tecnico, ma ragazzi, ma che problema è un errore tecnico? Non rappresenta un problema per nessuno. Invece l'approccio è ben altra cosa. Sentire dei giocatori che in mezzo al campo rispondono al mister è ben altra cosa. Okay. E questo per me è inammissibile. Magna Seghera Maradona, che il giocatore fa il giocatore, mutismo, e fa quello che dice il mister, perché di squadra ce ne piene per andare a giocare, non al crema se vuoi venire qui a fare il mister. E quindi ti dico, il consiglio di amministrazione è molto compatto, io lo rappresento in modo molto sereno, sono qui tutti e tre i miei colleghi, condividiamo ogni cosa, non è che ci sia l'unanimità su tutto, è impossibile avere l'unanimità su tutto, ma sempre in un clima molto sereno troviamo la quadra su qualsiasi punto, anche perché prima di essere consiglieri siamo degli uomini che si conoscono da 20 anni e che conoscono i miei pregi, i miei difetti, io conosco quasi tutti i pregi e i difetti della maggioranza di loro e ci contraddistingue troppo rispetto, prevale l'amicizia rispetto all'aspetto, diciamo, di essere consiglieri di amministrazione. È chiaro che quando devi fare delle scelte poi escono le diverse anime e se ne discute ampiamente delle questioni, e che i giocatori siano nel burro mi sembra di averlo detto almeno 3 volte precedentemente, quindi sì, i giocatori sono stati comodi fino ad oggi, da domani ne parliamo. Domani che giorno è? L'11, tra il 10 e il 15 domani, ho capito, da domani si sente un po' di freddo, è contro natura per me. È contro natura. Domenica c'è un'altra partita in casa. Sì, ma diciamo, senti, il calendario non ci aiuta, però almeno possiamo dire l'abbiamo affrontato tutte subito. Sì, il calendario non ci aiuta, il calendario a mio avviso è bellissimo. Fide, incontriamo le prime in classifica, cosa c'è di meglio di poter incontrare quelli bravi davvero? Cos'è? Forse prevale la paura di prendere 4 pere, 3 pere, 5 pere, e se prendi 3 pere, 4 pere, 5 pere è perché sei decisamente inferiore. Ripeto,
Noi siamo sempre in una squadra, quest'anno ha fatto fatica, probabilmente anche mal assorbita, forse adesso è facile dirlo adesso, perché di partite sporche, che non ne abbiamo mai vinte, però si è sempre sudato le proverbiali sette camicie. Come dici tu, sarà anche la categoria, perché io le ho viste quasi tutte, e tranne la partita che abbiamo vinto 3-0 a Romano, di altre partite facilissime, non c'è stata, perché la categoria, come dicevamo, è un fior di categoria, perché visto che queste qua sembrava nessuno dopo mezz'ora, però dopo le partite lo sai anche tu. Vivono gli episodi, io dico l'approccio dei primi minuti per me non è, oggi non lo negativizzerei, certo che dopo parlare così dopo un 4-0 dico ma tu sei ubriaco, cioè vuol dire no, me lo chiedo anch'io, ma non se sei ubriaco, no. Nel senso che se tu la valutazione di una partita la fai su 90 minuti, non su 10 minuti, così come l'approccio di oggi non lo negativizzo completamente come approccio all'inizio, certo che se dopo tu ti spari alla tente come abbiamo fatto noi e dopo tutto di cosa parliamo. Io devo fare una valutazione complessiva e non è una conferenza stampa legata esclusivamente alla partita di oggi, spero che sia piuttosto... E poi sinceramente tutti questi fenomeni che se ne sono andati, io non ne ho visto traccia in campo. Ecco, è una mia considerazione, una mia battuta, perché alla fine sono sempre forti con una via. No, volevo dirti che non ce n'è stato uno che se ne è andato. Sì. Anzi no, chiedo scusa, uno c'è... Tanto mi piaceva molto. Thomas ha chiesto di andare al Caravaggio e, come è regola nostra, se uno vuole andare via, va via. Ok. E di Thomas, al di là del gol al 95esimo nel derby, che rimarrà nel cuore, è inevitabile, e lo ricordo anche con una certa simpatia, quindi il piccoletto che va a 300 all'ora, voleva andare via, è andato. Agli altri è stata anche trovata squadra, ok? Quindi in una completa armonia. Di due persone sono rimasto meravigliato, uno si chiama Massoni e l'altro si chiama Erpen. Massoni, in modo particolare, prima di andare via, è venuto in sede dicendomi, quindi sapeva che andava via, è venuto in sede dicendomi: Presidente, mi scuso per le prestazioni che ho fatto e per non essere stato all'altezza di guadagnarmi un posto, mi dispiace molto perché... Abbiamo tutto quello che molte di squadre di C si sognano, okay? E lo dice uno che è nato e cresciuto in Serie C. Mi dispiace molto, grazie per tutto quello che mi avete dato. Dopo che è stato qui all'andata e ha giocato una partita e mezza. Okay? 30 anni, esperto, un gran signore. E un saluto molto analogo lo ha fatto Erpen. C'è stato qualcosa su Facebook da parte di Biraghi. Bisogna capire che un uomo ferito può magari andare anche oltre, ma il ragazzo è un ragazzo meraviglioso, è un ragazzo serissimo, è un professionista capace e sicuramente dove sarà andato, e glielo auguro, farà molto 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 bene. Tra l'altro credo che prima o poi lo ritroveremo e sarò ben felice di salutarlo, ecco. Quindi per un po' il vostro riferimento, credo per un bel po' il vostro riferimento sarò io, non avrò tantissimo tempo da dedicare, c'è l'ufficio stampa che eventualmente rilascia le mie dichiarazioni. Ok, vi ringrazio molto per l'ascolto.